ricorda. Ciao Lidia, sembri una che mi ignora. Ciao Lidia. Forse non ti ricordi di me, sto dietro di te a biologia. Ricordo di una volta in cui ti sei addormentata tra le mie braccia. Ah, comunque, ho sempre pensato che tra noi ci fosse un legame. Mai espresso, ovviamente. Magari potremmo provare a conoscerci un po' meglio. Beh, io ti trovo bellissima. Bellissima quando piangi. Lidia, sono pazzo di te dalle elementari. Credi che avessi scelta? Ti devi allontanarti, subito. No, non ti lascio. Te l'ho cancellato, capisci? Come Alex. E ti dimenticherai di me. Non lo farò. No, non lo farò, no. Sì, lo farai. Sì, perché tu sei Scott McCall, il vero Alpha. Sai una cosa, non siamo i veri Alpha. Alcuni di noi commettono errori. Alcuni di noi a volte devono insanguinarsi le mani. Alcuni di noi sono umani. Ti prego, trova un modo per ricordarti di me. Va bene. Ricorda che sei la prima con cui ho parlato. Quando ero alla matricola avevo una cotta per te. Anche al secondo anno e al terzo. Ricorda che mi hai salvato la vita. E se tu morissi, io diventerei completamente pazzo. Tu non sei niente. Per me sei qualcosa. Grazie, mamma. Scott è il mio migliore amico. E io ho bisogno di te. Scott è mio fratello. Se vuoi fare questa cosa, credo che tu debba portarmi con te. Non riesci a vedere niente. Paura di ricordarlo perché hai paura di che cosa può significare. Ah, a rallentare i respiri. Non ci riesco. Stiles, guarda. Guardami. Stiles. Che Scott, andiamo. Io sono 66 kg, pelle chiara e ossa fragili, va bene? Il sarcasmo è la mia unica vita. Io sto bene. Sì, se scordiamo il fatto che non dormo, sono molto teso e costantemente sconvolto e colpito dal fatto che possa succedere in casa. Quindi, non ho più sempre cerco. Ci sono i dolori che realmente svegliare. Stai! Va tutto bene! Va tutto bene! Tranquillo! Va tutto bene! E alcune volte sono anche sicuro che riuscirò a svegliarlo. Alcuni di noi commettono errori! Alcuni di noi a volte devono insanguinarsi le mani! Alcuni di noi sono umani! Lidia, guarda. L'ho visto. Ero lì, sono stata l'ultima a vederlo.